Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreaLink91 ed oggi siamo nel nuovo evento di Yo-Kai Watch Puni Puni. Sono un po' in ritardo nel giocare all'evento, nel fare il video, ma ho avuto molto da fare, quindi nulla, posso registrarlo solo ora. La squadra da scegliere secondo me senza dubbio è quella dove c'è Velenotto, che però non ho idea di come possa chiamarsi in questa versione di Halloween. Ok, quindi sempre classico gioco Scramble. Vediamo un po' però se è appunto lo Scramble. Sì, è lo Scramble. Solo con le caramelle di Halloween piuttosto che i punti così a caso con le bandierine. Aro Orochi. Ara Orochi. Perché Halloween, Arowin. Ara, Arowin. Certo. Fila liscio come l'olio. Però lo vorrei come yokai. Non mi dispiacerebbe. Ma andiamo con le cose importanti, ovvero le quest per l'evento. La prima quest per questo evento è vinci 500 punti. Praticamente ogni volta che fate un combattimento ricevete dei punti, ogni qualvolta vincete. E quando ne avrete ottenuti 500 potrete riscattare questa ricompensa, che in realtà non si riscatta nulla, ma si riscatta tutto quanto alla fine con la Nyambo Coin, quando le avete finite tutte quante. Poi difendi i tuoi livelli per 3 volte e difendi i tuoi livelli per 7 volte. Ogni tanto può capitare che un vostro livello che avete appunto, che avete già conquistato, possa venire attaccato. Voi lo difendete e potrete appunto aumentare il numero di livelli difesi. Quando arriverete a 7 avrete completato anche questa quest. Poi questi due che sono uguali, ovvero prova a rubare 15 volte. Poi vi faccio anche vedere come funziona, ma già l'ho spiegato altre volte. Poi gira la slot per 10 volte, vi dirò anche questo come si fa, e partecipa una volta all'attacco al punteggio. Cominciamo col rubare. Come funziona? Allora ve lo spiego subito. Per rubare voi dovete arrivare al livello 25. Una volta che sarete arrivati al livello 25 vi verrà data la possibilità di rubare dal nemico. In realtà non rubate nulla, però qua dice rubare. Quando voi avrete rubato per 15 volte per tutto il corso dell'evento, allora sbloccherete la quest di rubare 15 volte al nemico. In realtà è solo un modo di dire, lo ripeto, non rubate nulla a nessuno. È solo un modo di dire. Per poter invece girare la slot, bisognerà aspettare l'ultimo giorno dell'evento. O meglio, l'evento si svolge in fasi da 3 giorni ciascuno. E nel terzo giorno compare la slot. Voi andate alla slot e voi scegliete degli yokai. Quelli yokai ci metteranno intorno alle 2 ore e mezzo, 3 ore per completare la missione. E una volta fatto potrete girare la slot. E la slot vi darà dei punti aggiuntivi. Potrete farlo intorno alle 8 volte al giorno se avete voglia. E ora andiamo a vedere le missioncine che bisogna fare. Ok, queste qua sono quelle con gli yakdori. Ok, va bene, sì, 7, 8. 8 volte, quindi se voi provate a rubare, come ho detto prima, al nemico per 40 volte, potrete ricevere tutte quante queste ricompense: 400 punti, un segreti dell'anima, 1000 monete, un'esfera mega, 150 punti, una moneta 5 stelle, 500 monete e 50 punti yokai. Insomma, ci sono tantissime ricompense se provate a rubare 40 volte. Perfetto, ho capito. Allora, per tutta Sakura ci sono dei boss da affrontare, no? E cambiano in base al team che scegli. Ora, qui ci sono 3 missioni per ogni boss. I boss sono Orochi, che sarebbe Velenotto, Fubuki Onna, Nevaria e Whisper, che sarebbe appunto Whisper. Ognuno ha 3 missioni, vediamo un po' quelle di Velenotto. Sconfiggilo con solo yokai di tribù splendida. Quindi squadra solo yokai di tribù splendida. Sconfiggilo realizzando 35 combo. Una volta che avrete fatto 35 combo potrete anche mandarlo a tappeto. Ora, per fare l'ultima missione di Orochi, di Velenotto, vi servirà questo yokai qui. Con questo yokai, che sarebbe Komasan Diavoletto, vestito da diavoletto appunto per Halloween, con questo yokai fate un danno singolo a Velenotto di 1500 punti. Insomma, se avete i punti per comprare quel Komasan, allenatelo per fargli fare un singolo danno di 1500 punti per ricevere un'esfera sacra. Ma non male. Passiamo ora al boss Nevaria. Per Nevaria dobbiamo sconfiggere il suo livello con solo yokai di rango A in squadra. Sconfiggiamola rimanendo con almeno il 50% dei punti salute
Mentre per l'ultima missione di Nevaria, con Incredibimbo, se non avete Incredibimbo, sicuramente sarà in qualche punto della mappa, in un qualche livello. Dovete totalizzare un singolo danno di 1200 punti. Poi passiamo a Whisper, ad Aro Whisper. Sconfiggetelo, totalizzate un totale di 40 combo. Poi sconfiggetelo usando solo yokai di rango A. E poi l'ultima missione è con Miku Miku, e infliggete un singolo danno di 1000 punti con Miku Miku. Non so se l'avete mai visto, ma vi metto un'immagine qui. Con un po' di calma vi dico anche come si prende. Poi ovviamente abbiamo anche Whisper vestito per l'occasione, per Halloween. E cosa bisogna fare? Sconfiggetelo rimanendo con almeno il 30% dei punti salute. Poi usate solo la tribù Fushigi, la tribù misteriosa, e sconfiggetelo. Quindi in squadra solo tribù misteriosa e poi lo sconfiggete se volete la ricompensa. Mentre per l'ultima ricompensa, Halo Whisper, quindi Whisper di Halloween, vi faccio anche vedere quale, infliggete un singolo danno di 2000 punti per un segreti dell'anima. Halo Whisper è questo qui. Potete riscattarlo se totalizzate 14.000 punti battendo i vari livelli. Ora, gli stage segreti. Per sbloccare il primo stage segreto che, udite udite, allo yokai Miku Miku, dovrete scoppiare oltre 100 pugni nello stage 19. Inoltre ci sono altri due stage segreti in base al livello che affronterete. Se affrontate lo stage 23, vi si aprirà in automatico lo stage segreto con Whisper vestito per Halloween. Si chiama così, Whisper vestito per Halloween. Se invece vi tocca affrontare lo stage 24, vi si aprirà il livello segreto con Jibanyan Halloween. E questo è tutto quello che c'è di nuovo per questo evento di Halloween di Yokai Watch Puni Puni. Ovviamente io parlo del lato delle missioni da completare, sia chiaro. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e spero che vi sia piaciuto e che vi sia d'aiuto per completare le missioni di Yokai Watch Puni Puni. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che vengono pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.